Formula Motori, alle mie spalle le protagoniste di questa nostra prova, un tour all'insegna della gamma SUV di casa Seat. Eccole qua, partiamo dalla piccola Larona per passare poi alla media, la Teca, e alla fine la categoria premium, l'ammiraglia della casa, la Tarraco. Per salire sulla Seat Arona 1600 turbo diesel, finalmente abbiamo l'opportunità, come anteprima internazionale, di provare l'intera famiglia una giornata dedicata al Seat Full Immersion. Ve la mostriamo anche dentro, guardatela con tutta la sua eleganza e sportività. Cambio automatico DSG, quindi a doppia frizione. Adesso non ci resta che provarla su strada. Alla guida di Arona, non ci troviamo però in Spagna, siamo a Verona, siamo appena usciti dalla casa madre italiana Seat, la filiale, dove abbiamo l'opportunità di provare tutta la gamma degli SUV. E la prescelta di quest'oggi, la prima del turno, è questa Seat Arona 1600 da 95 cavalli di potenza. Quello che mi ha colpito di più è il grande comfort a bordo, grazie anche a questo cambio automatico DSG che ti consente una marcia fluida, senza sbalzi e soprattutto con una ripresa davvero eccellente. Molto carina anche all'interno la piccola della famiglia, con questi sedili che ti trasmettono un senso di grande freschezza. E allora, questa vettura quanto costa? Beh, a partire da 17.300 euro, chiavi in mano per il 1000. Ecco, TSI da 95 cavalli reference. Pronti per la conferenza stampa. C'è l'imbarazzo della scelta con queste spagnole. L'Arona, la più performante, la Tarraco, questa mi ispira tantissimo, e la Teca, che faccio? Sicuramente sceglierei la Teca, se si intera. Perché questa è la vettura, la prima che abbiamo lanciato, ha delle caratteristiche dinamiche superiori e tra l'altro poi è piaciuta moltissimo al pubblico femminile, che hanno potuto apprezzarne sia le doti di comfort che di volumetria, ma soprattutto di esperienza di guida. E poi è un'auto altamente connessa perché permette di riprodurre tutto ciò che noi abbiamo sul cellulare nell'infotainment interno. È proprio quello che sto cercando, ma allora che differenza c'è dalla piccola di casa e a questa super top? Diciamo che Arona è la piccola crossover, è la tipica seconda auto adatta alla città, e con Tarraco ci siamo spinti oltre, qui siamo in un pubblico che si affaccia alle famiglie giovani in cerca di spazio, ma che non vogliono rinunciare sicuramente alle proprie passioni, allo sport, che con Tarraco possono esprimere al massimo. E allora oggi io mi esprimerò al massimo perché voglio comfort, sì, ma lo sapete che io le performance non rinuncio, e sono sicura che questa Teca non mi deluderà. Un fattore che accomuna tutti i SUV della gamma Seat è la tecnologia a bordo e soprattutto la connettività. Infatti circa il 28% degli utenti sceglie i SUV
del marchio del gruppo SEAT proprio per questo motivo. Abbiamo a bordo il SEAT Full Link, elemento che consente di collegare lo smartphone alla vettura tramite Apple CarPlay e Android Auto, e anche l'utilizzo di Mirror Link per l'utilizzo delle funzionalità del proprio dispositivo in sicurezza. SEAT è stato uno dei primi marchi in Europa a integrare l'applicazione come Spotify e Shazam per facilitare la fruibilità della musica in auto, e anche app come Waze per la navigazione o Amazon Alexa come assistente vocale digitale. Tenete i motori accesi, vediamo che cosa ci propone oggi Formula Motori. Ragazzi, qui piove, ma la pioggia non ci ferma assolutamente. Arriva anche Tiziana. Vi mostro il backstage. Tiziana sta registrando il suo stand-up. Eccola qua. Allora, la nuova Renault Twingo. La vediamo in versione statica perché va proprio a Milano. Questa volta mi trovo in giro nella capitale all'insegna della street art a bordo della piccola di casa Renault. Si rinnova infatti la nuova generazione, è un restyling. Vi ricordo che la prima generazione è nata nel 1993, la seconda nel 2007 e questa terza generazione nel 2014. Arriva quindi una veste più rinfrescata. Vi diamo anche un po' di numeri, un totale vendita in Europa di 3 milioni e 700 mila unità, non poco, direi per un'auto così fashion, l'icona appunto della casa francese, e in Italia ben 415 mila clienti. Arriva con un design più moderno, un anteriore con fari AC, una calandra più ampia, paraurti ridisegnato nella parte bassa con una nuova griglia, nuovi cerchi e anche nuove prese d'aria. Il posteriore arriva con una nuova apertura semplificata del portellone, un nuovo paraurti e sempre i fari posteriori C-shape con una forma appunto AC molto moderna. Lateralmente invece domina questa presa d'aria nella parte posteriore e poi viene arricchito totalmente con nuovi stripping, molto personalizzabili con molte fantasie. Anche gli interni sono stati rinfrescati, ci sono tantissimi colori che riprendono anche la tinta della carrozzeria esterna, un nuovo vano centrale fisso, nuovi pomelli del cambio e prese USB per essere ancora più connessa. Le dimensioni rimangono invariate e rendono questa piccola city car della casa francese davvero maneggevole e agile, soprattutto nel centro storico come Roma. Stiamo parlando di una lunghezza di 3 metri e 615 centimetri, una larghezza di 1 metro e 646 centimetri, con un passo di 2 metri e 492 centimetri. Un test drive all'insegna della street art. Assieme a Twingo stiamo facendo questo percorso nella capitale, dove andremo a toccare proprio dei punti di interesse, dove la street art la fa da padrona e racconta delle storie. E per sapere tutto che facciamo? Beh, abbiamo quest'app creata proprio da Renault che ad ogni tappa ci racconta proprio la storia di questi dipinti.
L'agilità di questa nuova Twingo viene facilitata anche dal posizionamento trasversale nel posteriore del motore e quindi c'è più spazio per la sterzata. Il raggio infatti arriva addirittura a 45 gradi. Ci sono anche 5 vani portoggetti di serie, interni molto funzionali e un bagagliaio che va da 219 a 980 litri. Manca poi la sicurezza attiva e passiva, 4 airbag di serie, numerosi ADAS come il mantenimento della corsia, l'assistenza in partenza, in salita, i sensori posteriori e il parcheggio camera però come optional. A disposizione due motorizzazioni, CE da 95 cavalli disponibile sia col cambio manuale che il cambio automatico, oppure questa che stiamo provando adesso, l'SCE da 65 cavalli disponibile solo col cambio manuale. Non arriverà il GPL in questo restyling della Twingo, ma rimarrà solo sulla Twingo attuale e per il mercato Italia.